Covid Brindisi si prepara a vivere questa manifestazione importante, l'auspicio è che sia un giorno di festa per tutti e sicuramente faranno festa gli studenti, visto che il 9 ottobre le scuole resteranno chiuse. Sì, diciamo che è una grande festa di sport, ma è anche una grande occasione di vetrina per la città, per cui sono stati fatti tutta una serie di lavori per, dal punto di vista logistico, strade, rimozione di segnali, insomma per rendere sicuro il percorso. E poi c'è la predisposizione anche di viabilità alternativa, quello che viene presentato oggi, proprio per quella giornata, e tra queste disposizioni c'è anche l'ordinanza di chiusura per il 9, perché praticamente il percorso e le viabilità alternative racchiudono gran parte degli istituti scolastici, cittadini di ogni ordine e grado, e inoltre abbiamo anche una serie di problemi relativamente al trasporto pubblico locale, proprio perché alcune zone sono interdette. Quindi questo ci ha portato a fare un provvedimento che semplifica quella giornata, che da un punto di vista per la sicurezza e per i trasporti è abbastanza complessa. Per il resto, appunto, stiamo vedendo anche queste prime tappe in Italia, e sarà sicuramente molto partecipata anche a livello cittadino, come sta avvenendo in tutte le parti d'Italia.